Che abbiamo la Marimpoce, dal quale Sua Santità ha ricevuto insegnamenti, il commentario esteso del Bodhisattva Charyavatara, Abhut Gaya, è uno dei miei guru, da lui ho ricevuto molti insegnamenti. Padampa Sanghe, i famosi versi alle popolazioni di Tingri di Padampa Sanghe, lui viveva lì, Padampa Sanghe viveva lì, ha dato consigli alle persone di Tingri, ha dato consigli. Ho ricevuto questo insegnamento a Bodha, perché Rinpoche è stato per un periodo a Bodha. Dallo stupa, viveva lì vicino allo stupa, c'era una piccola costruzione per la strada. A quel tempo un pochettino dopo che c'è stata l'esplosione del sangue occidentale a Copan, torno a quel periodo lì. E anche Rinpoche ci ha dato le fondamenta di tutte le qualità eccellenti, o poi i tre aspetti principali del sentiero. Forse ha dato anche questo, non mi ricordo bene. Poi sotto a Swayambhunath c'era un monastero a Punsonling dove Khyabje Tserko Tsenza Rinpoche viveva, e in quel gompa Rinpoche diede, ha dato al pubblico, ha dato gli insegnamenti sulla lampada del sentiero per l'illuminazione, il testo di Atisha, e poi anche la lode a Bodhicitta, a Abhut Gaya però non sono sicuro. Il Bodhisattva Charyavatara nel monastero Kelupa sopra Kagyulankan, dove vivono i Rinpoche, quando ci sono gli insegnamenti, lì abbiamo ricevuto il commentario del Bodhisattva Charyavatara. Poi Rinpoche ha dato insegnamenti, in particolare sulla vacuità, sulle diverse visioni della vacuità. Lui ha spiegato questo è il modo Gelupa, questo è il modo Sakyapa, questo è il modo Nyimapa, in questo modo. E la maggior parte eravamo in un monastero Gelupa, poi c'erano anche le altre scuole. Rinpoche ha spiegato questo è il modo, questo modo, questo modo, questo modo. Era veramente molto interessante. Rinpoche ha dato questi insegnamenti in questo modo. E c'erano diverse discepoli da diverse scuole, E quindi Rinpoche ha dato questi insegnamenti. È stato veramente molto, molto. Veramente era una persona estremamente erudita e aveva una grande abilità nell'insegnare. Normalmente dagli insegnamenti qualche tipo di mappa, no? Però in Mossuri quando c'era l'addestramento per gli insegnanti a Mossuri, Khyabje Son Rinpoche, e c'erano tutti quanti i famosi abati dell'Oselin, Drepun Loselin, il Geshe Nyima, poi Pema Gyaltsen, il famoso erudito del Tibet, e poi c'erano i vari monasteri di Gaden Chatse, Sharze, e anche da Saraje, e c'era un famoso Geshe Lhasam Wondo, che era molto famoso, veniva dal Tibet. E poi c'erano dei Geshe di Sera, dei Rinpoche, e Rinpoche era sul
era sul letto e Kyabjo Sonrinpo c'era seduto sul letto e che spiegava appunto agli abati, tutti questi famosi dal Tibet e anche tutti quanti gli altri geshe eruditi dal Kangyo, dagli insegnamenti del Buddha, dal Kangyo. Dalla sua santa mente, la sua santa mente era come una libreria estesissima, vastissima. Una vastissima biblioteca. Quindi Rinpoche viveva sul fiume Gange, dove vivevano i sadhu, indiani. Non era una grotta. I sadhu delle volte stanno appunto. E Rinpoche è venuto nel monastero Gelupa, nel vecchio monastero Gelupa. Il vecchio che era stato costruito quando il Tibet era libero. Forse c'erano delle persone di Amdo che... Quindi era stato costruito molto tempo fa, prima, quando il Tibet era ancora libero. E avevano costruito lo stupa, cioè vicino allo stupa avevano costruito il monastero Gelupa. E in quel tempo... Rinpoche aveva assunto l'aspetto di un sadhu e quindi non e gli monaci non lo avevano riconosciuto, però, e quindi Rinpoche ha dormito per una notte fuori nel cortile, ha dormito lì una notte perché la gente non l'aveva riconosciuto. Poi il giorno successivo non so bene cosa sia successo. Forse Sua Santità ha sentito questa cosa qua, allora gli hanno dato una stanza nelle stanze degli ospiti. Poi, più tardi, poi Sua Santità gli ha richiesto un commentario esteso del Bodhisattva Charivatara. Quindi, quando le persone hanno sentito questo, allora dalla camera di Rinpoche fino al primo piano c'erano le persone in fila che andavano a cercare di vedere, incontrare Rinpoche. Quindi presto è diventato così. Prima, all'inizio non l'avevano riconosciuto perché aveva l'aspetto di un sadhu, poi dopo quando hanno saputo che dava insegnamenti a Sua Santità e Dalai Lama, c'è stata la fila che lo voleva andare a incontrare. Ha dato insegnamenti, il Bodhisattva Charivatara, anche io ho ricevuto questo insegnamento. Anche se l'ho ricevuto, però Rinpoche non ha dato altro tempo, perché io sono la persona più pigra del mondo. Io sono la persona più pigra nel mondo, la più pigra di tutti. E penso che Rinpoche non mi ha dato la trasmissione orale. Non mi ha dato la trasmissione orale, soltanto il capitolo della saggezza. Parlando in generale, si può dire che quello è il capitolo più difficile. Rinpoche ha cominciato a dare il commentario proprio dal capitolo della saggezza. E quando ha cominciato il capitolo della saggezza mi sono addormentato. Per cui ho molto karma negativo da purificare. Ho veramente un sacco di ostacoli per realizzare la vacuità. E ho bisogno di fare molta purificazione. E poi Rinpoche ha dato i consigli di... A quel tempo c'era soltanto
un Bodhisattva Charyavatara, una traduzione inglese dal Sikkim, che è quello che ha fatto il primo dizionario di tibetano, Dawa Sampo. Lui l'aveva tradotto, solo uno. E poi Rinpoche, anche se qualcuno l'ha tradotto, non ha importanza. Dovete cercare di tradurre comunque in inglese, anche se c'è già una traduzione, bene fare, ma dovete studiare entrambi, sia il tibetano che l'inglese. Bisogna impararlo molto bene, e questo è il consiglio di Rinpoche. Ma alcune delle citazioni ho cercato di tradurre, però ci sono diverse traduzioni, poi questi sono stati tradotti dal sanscrito, e quindi ci sono delle cose, alcune cose che vengono sono corrette, alcune non sono corrette. Ci sono tre, quando ero lì avevo tre diversi B, la motivazione. È estremamente ed è incredibilmente utile, e mi piace molto tradurre, anche se ci sono già diversi libri, ci sono tre diversi libri, però non sono uguali. Alcuni sono tradotti dal sanscrito, non sono sicuro riguardo alle traduzioni dei Kagyu e dei Nyingmapi, comunque le traduzioni dal sanscrito. È molto buono fare questo, ancora è veramente un lavoro che mi piace molto, è veramente un gran piacere tradurre. Con la Marimpo, cioè, lui disse Parole devo linci mi gin ci sono che non viene fatto mi si non so non viene rende subito un zende tanto c'è che un drogo in guide Rinpoche era un grande esperto. Nella grammatica, nella poesia, è una grande conoscenza. So devo leggere. So any action. Qualsiasi azione lui facesse, qualsiasi azione che è fatta con bodhicitta, con la motivazione di bodhicitta, il risultato è felicità, non soltanto per una volta, non solo una volta. La virtù di bodhicitta. Quando le azioni virtuose che si fanno con una motivazione di bodhicitta aumentano continuamente e diventano la causa per ottenere la completa cessazione di tutte le oscurazioni e il completamento di tutte le realizzazioni sanghie. Così in questo modo sarete in grado di liberare tutti gli esseri senzienti, i sei reami, innumerevoli esseri senzienti, riuscirete a liberare dagli oceani di sofferenza e samsara, libererete dalle riflessioni mentali, dal karma. Veramente straordinario. Straordinario, 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 straordinario. Voi siete una persona che con una motivazione di bodhicitta riuscite a portare tutti quanti allo stato di Buddha. Le totali oscurazioni, completamente di tutte le realizzazioni, sanghie.
e non c'è fine. Buddha ha spiegato i benefici dei bodhicitta, per eoni non possono finire. Se Buddha spiega i benefici di bodhicitta, Buddha non riesce a terminare la spiegazione dei benefici che si possono accumulare con bodhicitta. Le virtù che si accumulano con bodhicitta, i benefici sono i meriti. Le virtù aumentano fino a che non otterrete lo stato dell'onniscienza. Quando otterrete lo stato dell'onniscienza, le nuvole di Rubakaya, Chunzin vuol dire nuvole, e Rupakaya vuol dire che ciò che tiene la pioggia, no? Vuol dire che sono praticamente le nuvole. Lo stato dell'onniscienza è il Dharmakaya. Diciamo, dalle nuvole del Dharmakaya, lo stato dell'onniscienza è il Dharmakaya. Quindi, dalle nuvole del Rupakaya si manifesterà facilmente il Santo Dharma. Il Santo Dharma. Viene una pioggia di Santo Dharma. Si manifesterà una pioggia di Santo Dharma dalle nuvole del Rupakaya. E gli esseri trasmigratori, con la pioggia del Santo Dharma, gli esseri trasmigratori metteranno il loro continuo mentale la pianta delle virtù si svilupperà. Con la pioggia del Dharma sugli esseri senzienti, sugli esseri trasmigratori, la pianta della virtù si svilupperà dal cuore degli esseri senzienti. Quindi anche la motivazione, anche se voi non avete effettivamente bodhicitta, però avete la motivazione di bodhicitta, ascoltate gli insegnamenti con questo, per esempio, quando state seduti, state a dormire, lavorate, qualsiasi attività che voi facciate, se la fate con la motivazione di bodhicitta. Semplicemente un pochettino di divertimento, un po'. Quando voi lavate, purificate, non soltanto il vostro, ma anche non soltanto il vostro, ma non soltanto le vostre oscurazioni, ma anche le oscurazioni degli esseri senzienti, anche le oscurazioni di tutti quanti gli esseri senzienti. La prima volta quando lavate con l'acqua, per esempio, semplicemente pensate che state lavando via le oscurazioni di tutti quanti gli esseri senzienti. Mettendo il sapone, eliminate le oscurazioni sottili degli esseri senzienti.
non soltanto le vostre, ma anche di tutti quanti gli esseri sentienti. Così è la stessa quando lavate con il sapone, potete pensare in due cose. Prima eliminate i pensieri disturbanti e le oscurazioni, poi la seconda volta eliminate. Mettete anche quando usate il dentifricio o quando lavate ancora col sapone, che eliminate le oscurazioni sottili degli esseri senzienti. Queste sono come pensare a Bodhicitta nella vita quotidiana. Poi seguite nella vita quotidiana, la praticate quotidianamente. Ci sono dei mantra quando andate a fare la cacca o la pipì, e che diventa fare la carità ai preta, però ancora è così, in questo modo anche eliminate tutti quanti i pensieri disturbanti e il karma negativa degli esseri senzienti, che quando andate al gabinetto in questo modo qua eliminate tutti gli escrementi, sono proprio eliminate proprio la spazzatura degli esseri senzienti, tutte quante le oscurazioni degli esseri fuoriescono e si disentano, vengono buttate via, vengono buttate fuori. Quindi cose del genere, no? Quindi questo è per beneficiare gli esseri senzienti. Dovete pensare in questo modo. Quindi questo non c'è assolutamente nessun paragone, non si può paragonare a nessun altro affare, non c'è miglior affare, che non c'è alcun affare o attività che possa essere paragonato ai benefici di Bodhicitta. Con la motivazione di Bodhicitta, qualsiasi azione voi facciate e sempre aumenterà, sempre diventano sempre cause per l'illuminazione. E dopo che avete ottenuto l'illuminazione è veramente una cosa straordinaria, perché il beneficio che potete portare ad ogni essere senziente, gli esseri senzienti negli inferni che stanno soffrendo, stanno sperimentando le sofferenze più atroci. Che se fossero materializzate, che non sono state purificate prima, non sono mai state purificate, non hanno incontrato il Dharma, quindi stanno sperimentando il karma, stanno sperimentando questo karma. Adesso, una volta che normalmente non ha importanza quanto non volete, no, anche se voi non desiderate sperimentarlo, fino a che il vostro karma non è finito, dovrete sperimentarlo. Non c'è assolutamente scelta. Noi non sappiamo, molti di noi non abbiamo assolutamente idea. Esperienze, veramente queste esperienze, non c'è assolutamente, non abbiamo assolutamente idea. Sono veramente una cosa inesprimibile, le sofferenze. La realtà è proprio questa. Ogni azione fatta con la motivazione di Bodhicitta, non l'effettiva realizzazione di Bodhicitta, però con la motivazione di Bodhicitta diventa la causa per l'illuminazione. Ogni cosa diventa causa: camminare, lavare, mangiare, lavorare. Qualsiasi cosa che uno faccia con la motivazione di Bodhicitta diventa causa per l'illuminazione. Lama Kien. È veramente la pratica di Bodhicitta, è incredibilmente potente, è veramente incredibile. È incredibile. Allora, i benefici, per essere di beneficio per ogni singolo essere sentite, non soltanto la vostra famiglia o i vostri amici, di beneficio per ogni essere senziente, per esempio gli animali, per ogni formica.
Ci sono innumerevoli esseri negli animali, per ogni singola formica, per ogni singola come pesci grandi come una montagna, piccolissimi che non si possono neanche vedere, per tutti quanti i tipi, tutti quanti i tipi, per tutti i tipi, tutti i tipi, tutti i tipi. Ci sono degli animali che sembrano delle rocce e sono. Beneficio per tutti quanti, se voi generate bonificità avete beneficio per tutti quanti, anche semplicemente la motivazione, solo la motivazione la dedicate per gli esseri senzienti, per ogni zanzara, per chiunque, non viene lasciato fuori neanche uno viene lasciato fuori. I benefici sono per ogni essere senziente, di questi innumerevoli, ognuno di questi, ognuno in ogni reame. Beneficia tutti quanti. Per cui le vostre azioni, qualsiasi cosa voi facciate, è veramente incredibile, è una pratica incredibile. È veramente un'incredibile pratica. Con la motivazione di Bodhicitta, se voi cantate o danzate o qualsiasi cosa voi facciate con Bodhicitta, voi per esempio fate la commedia, per esempio fate recitate una commedia, è veramente straordinario. E soddisfa la vostra motivazione di bodhicitta, soddisfa ogni singolo innumerevoli esseri senzienti degli inferni, dei preta, di animali, sura, soddisfa i desideri di tutti quanti. Tutti i loro desideri e porta tutte quante le felicità fino all'illuminazione. E soddisfa i desideri di ogni singolo insetto. Non potete immaginare soddisfare i loro desideri. Ogni volta che voi generate bodhicitta, prima ancora che di fare l'azione. Perché voi vedete, la vostra bodhicitta elimina gli svantaggi, gli errori, le sofferenze di ogni essere senziente, fa sì che ogni essere senziente elimina gli errori di ogni singolo essere senziente. E quindi elaborando su questo 84.000 tipi di afflizioni mentali, gli errori. Gli errori di ogni singolo essere senziente, la vostra bodhicitta, la vostra generazione di bodhicitta fa sì che ogni essere senziente elimina gli errori di ogni essere senziente, ogni errore di afflizioni mentali, i concetti sbagliati, le azioni sbagliate, e poi ancora vuol dire che tutte quante le sofferenze, l'oceano di sofferenza è samsara, e tutte quelle sofferenze che ogni essere senziente sperimenta, eliminate ogni errore degli esseri senzienti e tutte le sofferenze conseguenti. Ogni essere senziente
Per cui per ogni essere senziente si ottengono infinite qualità. Prima di tutto i bodhisattva, ci sono tutti quanti i bodhisattva, ordinari, bodhisattva ordinari, arti bodhisattva, tutte le loro qualità, tutti i sentieri, quelle infinite qualità del corpo, parole e mente del Buddha, voi causate nel cuore di ogni essere senziente nel cuore di ogni essere senziente causate di ogni rame, causate le cause per le infinite qualità di corpo, parole e mente del Buddha, per ognuno degli esseri senzienti, causate di generare nel cuore di ogni essere senziente le qualità del corpo, parole e mente del Buddha. Wow, 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 wow. Voi causate le infinite qualità del Buddha. Che cause sono? La causa che genera questo cos'è? È bodhicitta. Bodhicitta causa questo. Voi desiderate causare le infinite qualità per ognuno degli esseri senzienti. E cos'è che causa questo? La vostra bodhicitta. This one is your generic bodhicitta is la vostra generazione di bodhicitta di fare le azioni è praticamente la migliore fra le azioni di Dharma, e quando avete incontrato veramente il Dharma è la cosa migliore, eminente, la migliore in Apujana. Se poi le cose sono fatte con rinuncia a samsara, anche se le azioni fatte con bodhicitta sono le supreme, è la suprema fra le supreme. Quindi adesso, mentre ascoltiamo gli insegnamenti adesso, deve essere fatto con la motivazione di bodhicitta. Generalmente nella vita, qualsiasi cosa voi facciate, quando la vostra vita è così impegnata, siete così impegnati, il rifugio principale deve essere bodhicitta. Questa è la cosa principale. Allora la vostra vita diventa veramente fantastica, la vostra vita diventa come oro, da una vita di cacca diventa una vita d'oro, una vita dorata. Da una vita di fango diventa una vita d'oro, diventa una vita che soddisfa tutti quanti i desideri. E quindi ancora potete vedere da questo. Adesso voi che studiate il Master Program, il Basic Program, ricevete tutti questi insegnamenti estesi e vasti che sono per il sentiero, per l'illuminazione, è veramente una cosa straordinaria, straordinaria, straordinaria. Però anche quelli che non stanno studiando in un modo estesi, ma colgono l'essenza con il l'amrim o con il longe, l'addestramento mentale, quando avete l'opportunità di sentire, di imparare, di sentire gli insegnamenti su bodhicitta, come praticare e come sviluppare bodhicitta, veramente siamo molto fortunati. Così?
È soltanto questa volta che abbiamo ottenuto questa preziosa rinascita umana. Abbiamo incontrato il Dharma, abbiamo incontrato tanti grandi maestri come Sua Santità il Dalai Lama e molti altri. E non possiamo sapere che cosa ci succederà nella prossima vita. È molto difficile. Non so cosa ti succederà, perché il karma non è soltanto quello che avete creato in questa vita, quello che avete creato da rinascita senza inizio. Quando il karma terminerà, ci sono un sacco di karma che non sono ancora terminati, e quindi dovete sapere questa cosa, dovete ricordarvelo. Non soltanto pensare al karma di questa vita, ci sono un sacco di karma che sono cominciati, che devono ancora essere terminati, per cui dovete... E quindi lo scopo della nostra vita, lo scopo del nostro ascoltare gli insegnamenti, non è soltanto per sentire gli insegnamenti per noi stessi, ma per liberare tutti gli infiniti esseri senzienti, di eliminare tutte quante le oscurazioni e condurli alla completa illuminazione, allo stato dell'onniscienza. E quindi, per ottenere questo, voi stessi dovete imparare lo stato dello quindi per questa ragione ascoltiamo gli insegnamenti, faccio questa sessione per il beneficio di tutti quanti gli esseri senzienti. Ma adesso mi fermo qua. Per esempio, se qualcuno va e non va, deve andare in tribunale, ha degli stati, siete completamente intrappolati dalle catene di ferro, siete incatenati, allora siete messi in prigione in questo modo. Con una concentrazione univoca verso Cerresi, generate compassione e recitate con devozione il mantra della compassione di Buddha. La combinazione di... Non ho guardato la definizione di Sung. Penso che sia una combinazione di metodo e saggezza. È una combinazione di metodo e saggezza. Devo controllare comunque questa traduzione di Sung. Controllerò, poi ve lo racconto, ve lo dirò. E voi recitate il mantra della compassione, la grande compassione, e quindi i re vi lasceranno andare, perché il re genererà compassione e vi lasceranno andare. Quindi è sorprendente, perché il potere del mantra ha questo effetto. Queste sono le attività compassionevoli di Cerresi. L'ho menzionato l'altra sera. Se qualcosa vi succede, recitate il mantra lungo di Cerresi, e anche leggere il Sutra del Diamante è veramente molto efficace, molto potente. Leggere il Sutra del Diamante, anche se non lo si legge tutti i giorni, anche se non lo si recita tutti i giorni, però anche se voi non riuscite a farlo, di recitarlo, se potete recitarlo anche un poco, allora questo Yama, il Signore della morte, altamente realizzato, rispetta altamente il Sutra del Diamante. Ci sono tantissime storie riguardo a questo, è veramente straordinario, non soltanto per voi, ma lo potete leggere per tutti gli esseri senzienti, lo potete leggere per tutti gli esseri senzienti, per gli innumerevoli esseri negli inferni, per i preti, per gli animali.
Con Bodhicitta potete recitarlo. Innumerevoli esseri senzienti che possono essere liberi dall'oceano di sofferenza e samsara, perché possono ottenere lo stato dell'illuminazione. E poi, per ottenere l'illuminazione, potete anche dire, oltre a questo recitate, qualsiasi essere senziente che ha bisogno del sutra del diamante, chiunque, qualsiasi essere senziente che ha bisogno del sutra del diamante, che se ne rami inferiori, per chiunque leggi, uno può pensare, io leggo il sutra del diamante per loro, e dovete dedicarlo, dovete leggere e dedicarlo per chiunque, per ogni essere senziente che ne ha bisogno, dovete fare così. Allora, questo è un qualche cosa. Anche se fate delle puge molto brevi, una volta voglio che i monaci del Nalanda imparino a fare delle puge, perché così, quando ci sono delle persone malate, possono essere di aiuto per le persone esterne quando sono malate, perché altrimenti, naturalmente, certo, ogni volta quando prendono rifugio in Sangyecho Dan Sangyecho Namla, quella è una grandissima puja. Ogni volta che loro prendono rifugio, anche semplicemente il rifugio senza parlare di bodhicitta, anche quello è una puja per tutti quanti. Chiunque ha dei problemi, ha dei dolori, incredibile dolore, o sta morendo, è morto, questo è quello che voi potete fare, prendete rifugio, particolarmente Buddha Dharma Sangha, per liberarli da tutti quanti i loro problemi. Il rifugio, se voi prendete rifugio intensamente, a profondo del cuore, quella è veramente una puja molto importante. Anche se ci sono molte persone che vengono uccise dal fuoco, come quanti sono 40 che sono morti lì in California adesso a causa del fuoco. Poi adesso c'è il fuoco anche vicino al Vajrapani, 4 miglia dal Vajrapani, c'è il fuoco lì, anche le persone del centro Vajrapani sono dovute andare via, sono evacuate. Dopo che abbiamo fatto le preghiere, però sembra che dopo quello un uomo mi ha detto, adesso è contenuto il fuoco in California, è sotto controllo. Quindi prendendo rifugio, forte rifugio, veramente di grande aiuto. Qualsiasi pratica voi facciate per interrompere il fuoco, la cosa di base, comunque la cosa migliore è il rifugio. Dovete sapere questa cosa qua. Cominciate con quello. Tanto tempo fa c'era moltissimi incendi che erano esplosi in America, tre grandi incendi. Io ho pensato così. Ho pensato così, ci sono tantissimi incendi, quindi il governo sa benissimo. C'era Kyabje Rinpo Rinpoche, stava viveva lì, e dice, prendete qualcuno con l'aeroplano, andare lì dove c'è il fuoco per fare delle preghiere.
per fare delle preghiere. E quello aiuta di sicuro a calmare, a placare il fuoco. Pensavo anche che si poteva fare questo. In Australia ci sono tutti questi incendi, delle volte durano anche per un mese, due mesi, sono veramente di grandissimi incendi. Mi è successo anche vicino a delle città. Ho detto ad ogni centro in Australia, ho detto che ogni centro devono fare la puja del Buddha della medicina, e ho chiesto a loro, ho chiesto di fare la puja del Buddha della medicina, e dopo di ciò non so se hanno fatto la puja, però ho sentito che dopo furono in grado di controllare il fuoco. Questo è successo e spero che abbiano fatto la puja. Io l'ho annunciato questa cosa. Molte volte noi abbiamo dei metodi, che non li conosciamo. Quando ci sono dei pericoli, l'unica cosa è di scappare via. Però noi abbiamo un sacco di metodi, abbiamo un sacco di pratiche che non pensate di usarle, voi pensate soltanto di scappare via. È quello che succede, molte volte succede così. Anche se c'è qualcuno che muore, se potete recitare il sutta del cuore, la lama chapa, potete fare tutte queste cose per beneficiare la persona che sta morendo. C'è qualcuno che muore, che cosa fare, cosa posso fare, non so cosa fare, e quindi siete completamente confusi. Scusate. German Tara House. In Germania, alla Ariazara, la città, come si chiama, Monaco, che sta a Monaco, l'Ariazara Institute, come si chiamava? La signora, come si chiamava? Birki. Birki. Spedding B, eh? No. What? What? I think maybe the man benefited from something. So she has been Buddhist for 10 years. Lei è stata buddista per 10 anni. Lei è stata per 10 anni stata buddista. All'improvviso suo padre è morto e lei non sapeva assolutamente cosa fare, all'improvviso non sapeva cosa fare, per cui normalmente quello che deve succedere, queste cose succedono, bisogna sapere che cosa fare quando questo succede, anche delle cose molto semplici. La cosa più importante è il rifugio, la cosa più importante è quello, lo fate normalmente, questa è la cosa più importante. E non vi ricordate, siete completamente confusi. Oh, mio padre è morto. Oh, ho sentito queste cose quando stavo facendo il corso all'Istituto Vajiraghini. Quindi sono stato tre giorni a parlare come aiutare la persona, coloro che erano là. Vi ricordate? È stato durante il ritiro di 100 milioni di umani padiglione, e poi c'era l'iniziazione delle tre divinità Kadampa, e poi abbiamo fatto umani padiglione. So I heard this, so I was. Ho sentito questo, è vero, veramente molto. È stata buddista per 10 anni, poi all'improvviso suo padre è morto, era disperata e non sapeva come fare. Ero abbastanza sorpreso, per cui avevo un libro. Avevo un libro. That, you know,
E quando una persona muore, cosa devi fare? Tutto quanto, come aiutare la persona che muore. E penso che anche dopo un anno, si possono fare delle puja anche dopo un anno, tutte le cose che devono essere, si fanno in Tibet. È veramente molto buono. E non è semplicemente, è veramente una cosa veramente utile per la persona che muore, non è semplicemente che non ha molto significato, che è semplicemente sono abitudini, non veramente sono cose molto molto utili. E ho tenuto questo libro per molto tempo e ho usato questo. Beh, poi ci sono delle aggiunte su questo. Non ho finito completamente. Dovevano andare nel libro di Robina, il libro che ha scritto Robina. Come si chiama? Come si titola? How to Enjoy Death. E come? No, non mi sembra che sia così. È quello che ha lavorato, come si titola? Using the five power nidhas and that in the six parameters. Huh? Combined with that. Ah, yeah. Okay. So I don't know that combined type. So I spent 2 days. Ho spiegato per 3 giorni su questa cosa qua. E lì comunque era stato veramente buono comunque. Questo libro dovete conoscere perché altrimenti la vostra, i membri della vostra famiglia non sapete cosa fare. Oddio, aiuto, non cosa faccio. Non sapete cosa fare. E quindi non poter aiutare le persone. È veramente completamente assurdo. Dovete leggere, dovete mantenere, avere questo libro e dovete leggerlo, imparare, leggerlo. E così sapete cosa fare. Altrimenti potete aiutare anche gli altri che imparino questo. Se non potete aiutare le persone esterne, però almeno le vostre famiglie, i vostri animali, i membri della vostra famiglia. È veramente qualcosa di utile. Se il dolore si potesse materializzare, sarebbe vasto come lo spazio infinito. E sapendo cosa fare quando muoiono, avete la possibilità di proteggerli da queste sofferenze che sono incredibili. E poi ancora lo tenete soltanto così e non lo imparate, lo tenete semplicemente lì, non leggete, non sapete cosa fare, anche quello lì è una cosa che non va bene. Non dovete fare così, semplicemente tenerlo così non va bene. Cianresi dice: Chiunque sia stato colpito dalla magia nera, la persona che è stato dato del veleno. C'erano delle famiglie a cui è stato dato del veleno. Tutti quanti sapevano, quando si cambiava in certe, lì c'è questa famiglia, danno il veleno, fanno il veleno. E quando vendono il veleno a qualcuno,
Questo è come invocano gli spiriti, non è semplicemente del veleno materiale, vengono invocati gli spiriti e quindi urlano. E quindi tutti quanti sanno. Una volta in Solokombo c'erano delle famiglie che erano state avvelenate e davano, mettono il loro dito nel chan o nel tè e hanno il veleno nelle unghie e quindi quando si passa l'acqua o il tè si mette il veleno nell'unghia, si mette il dito un pochettino dentro e si tiene stretto in questo modo e così mette il dito velenato dentro la tassa e si dà alla persona. Questo è come venivano avvelenate le persone. Gli occidentali nel passato c'erano degli occidentali, c'erano degli studenti occidentali che venivano avvelenati e si ammalavano tantissimo e le medicine in Occidente non riuscivano a guarire. Per alcune persone tornavano sulla montagna ancora e lì c'era come Hillary che è andato. Hillary che è andato che ha scalato il monte Everest ha ricostruito le scuole per controcambiare la gentilezza che aveva ricevuto e c'era ha fatto un'operazione e dentro al corpo gli hanno fatto un'operazione e gli hanno trovato degli animali tipo una rana o un rospo e quello era il segno che aveva avuto gli avevano fatto della magia nera quindi gli hanno tagliato a metà e dentro poi hanno tagliato il rospo l'hanno tagliato e quando l'hanno tagliato dentro era diventato un arcobaleno. Se non si fa niente, l'animale che rimane dentro piano piano arriva a mangiare il cuore. Questo era il veleno che veniva dalla magia nera. A quel tempo c'era uno yogi, aveva un corpo enorme, era talmente rotondo, era grossissimo. Era un grande yogi. Un grande yogi che si chiamava Tantong Gyalpo e durante un corso è venuto su a Koh Phan, è stato lì una notte e alle 3 del mattino si ripeteva, cantava. Alle 3 del mattino lui si alzava e cantava appunto Om Om. E questo era come l'isolamento. E mi ha chiesto se gli davo. Mi ha chiesto se gli davo il guru yoga della Mason Kappa perché a lui piaceva stare a Koh Phan in qualche modo in particolare. Poi mi ha chiesto se gli davo la trasmissione orale del Guru Yoga di Lama Tsongkhapa. Lui mi ha chiesto, e lui era una Magnimapa, e mi ha chiesto di dare la trasmissione orale nella tenda mentre c'era il corso. Prima ho fatto la trasmissione orale, mi sono seduto. Lui ha fatto un discorso alle persone e io ho tradotto. Adesso non so se sono stato capace di tradurre bene per gli occidentali, comunque. E poi a quel tempo a quel tempo c'era l'esplosione del sangue occidentale, cioè come l'esplosione del sangue occidentale. E loro. Ma poi dopo è successo che sono stati cacciati via perché il governo nepalese non ha voluto dare il visto. E Gomche La aveva preso in affitto. Una stanza
aveva aiutato, aveva preso in affitto una macchina, aveva anche preso in affitto una stanza. Ed era la persona più importante era il capo della scuola del Sechen Rinpoche. Zen, given by Zia, so Zen. Poi aveva uno Zen molto costoso che avevo uno zen molto bello che mi aveva regalato zia, e l'ho offerto a lui in modo tale che desse un permesso speciale. Lui ha detto soltanto poche parole, questo era il suo stile, ha detto che forse avrebbe, però naturalmente non abbiamo ottenuto nessun visto, così tutti quanti occidentali se ne sono andati a Dharamsala e lì sono stati in una praticamente in oh then un attimo di praticamente un posto per le mucche, dove si mettevano le mucche a dormire, a riposare, e lì è cominciato praticamente il famoso Inji Gompa, e l'aveva preso in affitto nei Kribosh. Avevano preso questa casa appunto che apparteneva a Sunita probabilmente. Una volta c'era stato del veleno che era stato dato a una famiglia. L'unica cosa che uno poteva fare era passare il lignaggio soltanto a una persona. E si poteva dare soltanto a una persona, soltanto una persona. Quando questa famiglia era completamente, era stato confiscato dalla famiglia, allora Gomchila ha lasciato il corpo. E anche lui era stato dato del veleno, quindi anche Gomchila anche è morto, quindi non c'era più nessuno che potesse dare questa particolare medicina. E poi io non ho avuto Geshe-Tup Tenshi, che ha fatto i 3 anni del mandale del corpo di Aruka, lui ha preso, forse avrei dovuto prenderla anch'io a quel tempo, però poi Gomchila l'ha data a lui e lui ha lasciato il corpo tanto tempo fa. So when you get killed, when you are killed. Quando siete ammazzati, quando si viene dal cibo avvelenato o dalle bevande avvelenate, allora con profonda devozione recitate questo mantra lungo di Cerrese, allora il cibo avvelenato diventa dolce. Diventa cibo dolce e bevande dolci. Quando le donne rimangono incinta, quando il bambino nasce a causa di Mara, che Mara a causa degli ostacoli, allora la madre sperimenta tantissimo dolore. Allora con concentrazione uno recita, con una concentrazione univoca verso Cenrese si recita questo grande mantra della compassione, allora
Allora, i danni che possono derivare dagli spiriti sono completamente placati, che possono essere possessi dagli spiriti, si è separati da questo. E quindi il bambino nasce felicemente, senza ostacoli. So nagas the naga spirit possessions. Quando si sperimentano di essere posseduti dai naga, che sono degli spiriti che ti bloccano o che hanno respiro avvelenato e che sono veramente molto viziosi, cattivi, hanno questo respiro che allontana la gente, allora le persone rischiano di morire, possono sperimentare appunto di morire o di ammalarsi se con concentrazione si recita il mantra della grande compassione, allora facilmente le persone vengono protette e non cadranno ammalate, non moriranno, non a causa di malattie e non verranno, non saranno ammalate da malattie contagiose, saranno protette. Ok, cominciate pure. We'll do the short, facciamo la sadhana, la sadhana breve del 13° Dalai Lama. Short sadhana of all the Dalai Lamas. Recitate la sadhana breve del vecchio Dalai Lama, qualcosa così. Comunque è il metodo abbreviato per la meditazione, recitazione di Shenrezig a mille braccia, che esaudisce spontaneamente gli scopi desiderati, che è stata composta da Thupten Gyatso, il 13° Dalai Lama. Questa preghiera di buon auspicio da recitare alla fine, pagina 99. Nel computer ce l'ha, ho tradotto questa preghiera di auspicio alla fine, nella pratica di Cerresi. Sto chiedendo a Holly. Ah, non ha l'iPad con lei, per cui dobbiamo recitare. Io voglio questa di Son Zengampo, ma quella di Son Zengampo ce l'abbiamo. We do have one by Kitsan Sigam. So shall we read the prayer, the request to Arya Compassionate One? Rinpoche suggested we do at the beginning of this session. Shall we do that now? Dusum Gyalpun Dupe Chizuk Chok. Nagi
so chi pe so nanki la pe ci sa Chancho parto da nicchia su ci da chi ci insonchi persona chi lo la pence sangue giubaggio sangue già don zodie la chancho parto da nicchia su ci da chi ci insonchi persona chi lo la pence sangue giubaggio The four immeasurables, quattro incommensurabili, possono tutti gli esseri senzienti per la felicità, le cause della felicità. Ok, no, vai, vai. Facciamo l'autogenerazione, allora saltiamo. Immaginiamo il lama del lignaggio che si dissolvono da Cenrese fino al Guru Radice e si dissolvono dentro di noi, noi ci dissolviamo nella vacuità. Savadharma Sabhava Shuddha Am.
While empty, I arise as Chinrezig. My rude face is white with the complexion of the Chinrezig. Mi volto principale è bianco nel colore della luna piena. D'altronde il volto destro è verde, la sinistra rosso, sopra questi i miei volti sono verde, rosso e bianco. Sopra questi sono rosso, bianco e verde. Sopra questi tre volti c'è un volto nero, irato, con capelli arancioni ritti verso l'alto. Sopra questa c'è un volto di Amitabha, il signore del tipo Buddha. Una protuberanza sulla corona, le mie prime due mani sono giunte al cuore, la seconda mano destra tiene il rosario, la terza conferisce le realizzazioni sublimi, la quarta regge una ruota. La seconda mano sinistra regge un loto a otto petali, la terza regge un vaso pieno d'acqua, la quarta un arco e una freccia. Le mie due gambe sono nella posizione dell'equanimità, una pelle di antilope copre la spalla sinistra, indosso ornamenti di gioielli con i segni e le esemplificazioni, emano infiniti raggi di luce. I miei tre posti sono marcati dalle tre sillabe con la al cuore, così via. From the home at my heart, light radiates, invoking from the natural abode the Buddhas, surrounded by their sons. Dall'home al mio cuore, si invocano i Buddha e i loro figli, dai loro dimani naturali, ai quali chiedo di rimanere qua. Di venire qua. Za, hum, bam, ho. The wisdom beings become non-dual. Gli esseri di saggezza diventano non-duali. Ora c'è la benedizione delle offerte per l'autogenerazione. Le sostanze delle offerte diventano vuote. Nella sfera della vacuità, dalle brume sorgono otto recipienti vasi e preziosi. In ognuno un om si scioglie in luce, da cui scaturiscono acqua da bere, acqua per i piedi, fiore, incenso, luce, profumo, cibo e musica. Hanno la natura della vacuità, l'aspetto di ciascun tipo di offerta e la funzione di donare un'attitudine speciale e incontaminata. Om Pandyama Om Bhubaya Om Dupaya Om Alokaya Om Gendaya Om Nivindaya Om Shapta. Lokeshvara sapanyo are arga pratisa onsoa O Maria Lokeshvara sapanyo are pratisa onsoa O Maria Lokeshvara sapanyo are gyume pratisa onsoa O Maria Lokeshvara sapare ware aloke pratisan soha. O Maria Lokeshvara sapare ware gande pratisan soha. O Maria Lokeshvara sapare ware nude pratisan soha. O Maria Lokeshvara sapare ware Chanala Namkar.
Visualization for the mantra recitation. At my heart is a moon mandala on which is a white. Visualizzazione per l'accensione del mantra. Al mio cuore c'è un mandala di luna sul quale c'è una re bianca. Da essa si emanano dei raggi di luce che portano offerte ai conquistatori e ai loro figli. Le loro benedizioni entrano in me attraverso i miei pori e le varie aperture, purificando l'oscurazione del mio corpo, parole e mente. Ancora una volta si emanano raggi di luce che toccano tutti gli esseri senzienti dei sei reami. Tutte le loro oscurazioni sono purificate e sono guidate allo stato dell'aria Chenrasi. Oh, mani per me, oh, mani per me.
Ma io Om yeta mahi tu prabhava idan kanda yo ne evam bari mahishmani yo nir dayam adam shamanen so om yeta mahi tu prabhava idan kanda yo nir dayam adam shamanen so
Oma yedama hitabra bhava hitam nekandara dhyamadada. Tekandayo nevidayam shamane suha. Sapari ware padya pratitam soha. O Maya Lokeshwara Sapare ware pupe pratitam soha. O Maya Lokeshwara Sapare ware tupe pratitam soha. O Maya Lokeshwara Sapare ware aloke pratitam. O Maya Lokeshvara Sapari Ware Pyande Pratisam Soha. O Maya Lokeshvara Sapare Ware Nude Pratisam Soha. O Maya Lokeshvara Sapare Ware. Do some de washe pa chukiku, draw Now we go to page 70 in the long sadhana. O Arya compassionate eyed one, who is the treasure of compassion, I request you, please listen to me. Please guide myself, mothers and fathers, in all six realms to be freed quickly from the great ocean of samsara. I request that the vast and profound, peerless awakening mind may grow with the tear of your great compassion. Please cleanse all karmas and illusions. Please lead with your hand of compassion me and my creators to fields of bliss. Please Amitabha and Chenrezig, in all my lives be virtuous friends. Show well the undeceptive pure path and quickly place us in Buddha's state. And we offer the dharmas. I don't know. Do we have to? Do we have to do the sub-front generation first? I guess so, yeah, sorry. Yeah, we do. Yeah, we have to, sorry, we do the front generation now.
Thank you, Sarah. It's page, sorry, 47. A pagina 48 del libro facciamo la generazione frontale. Adesso facciamo la versione più breve della generazione frontale. Semplicemente dobbiamo usare quella che abbiamo usato per la generazione frontale in questo breve. The mandala becomes empty. E mandala diventa vuoto. Actually, we can't. We'll just read the long one. While empty, a white broom radiating five colored light rays separates. Dalla vacuità. Oh, okay. Sorry, it's up there. While empty, a white broom radiating five colored light rays. Mandala diventa vacuità. Dalla vacuità, una broom bianca emana raggi di luce di cinque colori separati dalla ri. Al mio cuore va a collocarsi nel posto del mandala. Si trasforma in un lotto multicolore, a cui poggia il doppio bhaja multicolore. Al centro è l'inestimabile dimora composta. C'è una sillaba assieme a ri che si trasforma in genresi, bello e radiante. Al petalo a destra, la si trasforma in ascopia. Al sud il petalo giallo si trasforma in ratrasambhava. A occidente il bianco, la bianco si trasforma in varojana. Al petalo a nord, la A si trasforma in amoghaside. Poi andiamo a pagina 49 per l'invocazione. Pagina 49. Om Alusanchen Gongi Gongyush Chindu Depunche Sapare vare vajja samaya dada zumbam ho. They become non-dual with the diventano non duali con gli esseri dell'impegno. The crowns of all the deities are il capo di tutte le divinità sono marcate dalla bianca Om, la gola da una rossa A e la Om, blu al cuore. Ancora, raggi di luce si emana dal Ri, dalla divinità principale, che invocano tutti quanti i cinque Buddha dei cinque tipi, con Amitabha come principale. Aloke gende nuinde shakta pratisam soam. All you tathagatas, please bestow the initiation upon him. Request the best. Tutti voi tathagata, per favore, conferite l'iniziazione. Così richiesto, le dea vestite di bianco e le altre che sono emanate dai cuori del tathagata tengono in alto vasi come di nettare e cantano. Proprio come al momento della nascita i devi offrire l'ablusione al Buddha, così anch'io, con pura acqua divina, offro l'ablusione al santo corpo. Savo tathagata abhisheka samaya jriyam. E così concede l'iniziazione, così tutto il loro corpo viene colmato e tutte le impurità vengono purificate.
dalla trasformazione dell'acqua in eccedenza, dalla sommità del capo, Chajamitabha rosso, che è la natura stessa del puro. Ascobhya Bhun, nella fronte, la trasformava al giallo dietro l'orecchietto destro, la Roshana bianco dietro la testa, anche se ti verde dietro l'orecchio sinistro. Benedizione del fetto, guarda che ti un pezzo, ma ci guardava, sabava, asciutto. Le sostanze delle offerte diventano vuote. While empty from dalla sfera della divinità, ma Brun sorgono 8 recipienti, vasi e preziosi, in ognuno una no, si scioglie in luce, queste scorriscono acqua da bere, acqua per i piedi, fiori, incenso, luce, profumo, cibo e musica. Alla natura della vacuità, l'aspetto di ciascun tipo di offerta, funziona di donare una beatitudine speciale incontaminata. Om Pupe Ahum, Om Pupe Ahum, Om Aloke Ahum, Om Gande Ahum, Om Gande Ahum, Om Shabda Om Rupa Ahum, Om Shabda. Om Gande Ahum, Om Rasa Ahum, Om Spasha Ahum. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Agyam Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Padyam Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Pupe Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Dupe Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Aloke Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Gande Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Nude Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Sapare Ware Rupa Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Gande Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Rasa Pratitsa Soha. Om Marya Lokeshvara Sapare Ware Spasha Pratitsa Soha. Natsa one pujuta rapjava ganla regna deva gyukyupe goza rinchenda lo jachibu zona dempe con kigya parsho o vajavajraye a un soa.
Gyaltsen pe rangjin gyan ten dan de gyan jen da gi gyan par mi jal yang renchen gyan chok po we dro kun gi tsen pe gyan ku pu le to pa shok om vajra alam kara vachu pan ahum so hot. Now we go to the five auspicious. Andiamo l'offerta di pagina 59. The savior of us transmigratory beings. Salvatore di tutti gli esseri trasmigratori che dimori magnificamente, ha ottenuto i cinque santi corpi, le cinque saggezze, con la compassione che beneficia gli altri, ti manifesti qualsiasi aspetto necessario per sottomettere. A te offro le cinque serie di cinque. Possiamo noi essere trasmigratori, ottenere i corpi, cinque corpi e le cinque saggezze. Om Vajra Pancha Vimala Puja Mega Aum So offrendo i sette preziosi miei di regalità, posso essere vittorioso nella guerra contro i quattro mara e ottenere il pieno potere di diffondere gli insegnamenti Mahayana, così da guidare velocemente gli esseri trasmigratori alla suprema ed eterna felicità. Io solo toccare, vedere, sentire, ricordare questi otto segni di auspicio che sono stati benedetti al conquistatore, elimina ogni cosa in pausa e conceda perfetta eccellenza. Questa virtù possa io ottenere velocemente senza sforzo la raccolta delle qualità, le accessazioni delle realizzazioni e completare così il lavoro per gli altri. Adesso andiamo alla pagina 58, l'offerta del vaso. La son chuki candembuai, le dagno mondrima con gianne. Chanchu senki lengi le pajo, om vajra kalasha aum. Then we go to the page, the praise on page 63. Andiamo alla lode a pagina 63. Sanghe jintu mi te uargi, dokuna la jila jopajo. Adesso facciamo la lode, pagina 63. Adesso pagina 65. Bodhisattvaya makarva makarunikaya ta om dara dara diri diri duru duru ite vache ichare chale kusume kusuma vare iru iru
Tayata om. Tore di 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 Lama Jangchu Sa.
La cosa più importante è perché tutti quanti nella preghiera per i protettori, prima di tutto è che tutti quanti i desideri di Sua Santità e Dalai Lama possano essere realizzati al più presto, ma quindi naturalmente anche inclusi tutti quanti i vostri desideri. E poi la seconda cosa è che tutti quanti i progetti della FPMT possono essere del maggior successo possibile per gli esseri senzienti, che possono essere portati a termine con grande successo, che sia una cosa di maggior beneficio possibile per tutti gli esseri senzienti, in particolare dell'Istituto della Samantha Kappa, che tutti quanti i centri collegati, che possono essere del maggior beneficio possibile per tutti quanti gli esseri senzienti, che sia del maggior beneficio possibile per tutti gli esseri senzienti per sviluppare gli insegnamenti di Buddha, per propagare gli insegnamenti di Buddha. E quello che ha insegnato Buddha e anche tutti quanti i commentari che sono stati fatti da Nagarjuna, Asanga e tutti quanti i grandi Pandita di Nalanda e da tutti quanti gli yogi e che possono tutti quanti i sutri tanto possono essere sviluppati nella mente degli esseri senzienti, non soltanto a livello di con una comprensione intellettuale, ma che ci sia veramente un'esperienza, che ognuno possa avere l'esperienza e realizzare il sentiero dentro di sé. E anche quelli che stanno studiando semplicemente il logio, l'addestramento mentale, possono così realizzare il sentiero per l'illuminazione nel più breve tempo possibile. E poi per voi stessi, che nel prossimo per voi stessi è una breve preghiera, breve, per avere successo nella pratica del Dharma in questa vita. Questo contiene tutte le preghiere. Semplicemente dicendo questo contiene tutte le preghiere, tutto quanto è contenuto in questa preghiera. Quindi pacificare così tutti quanti gli ostacoli, praticare il Dharma e ottenere tutte quante le realizzazioni del sentiero dell'Amri in questa vera vita, in questa stessa vita, e ottenere così
e non rinascere mai più nei rami inferiori. E poi questa è una condizione di tutti quanti i bisogni, tutti quelli che hanno bisogno di essere sentiti, tutti quanti e tutti quanti i bisogni per gli esseri senzienti che possano imparare il Dharma e che abbiano tutte quante le condizioni per questo, che possano essere ottenute immediatamente senza alcuno sforzo, facilmente, e che e tutte quante le malattie di danni causati dagli spiriti e il karma negativo, tutte queste cose possono essere completamente pacificate ed essere in grado di così completare la pratica del Dharma. Per questo, e quindi con questa motivazione, con questa intenzione, facciamo le preghiere.
Toma me pariudo Jesus so dagi naka luna reso o pechon totan zimpa zimozo due shudo pasa joko jo diten defa zitan tata jo vien chesi nampa chukon shi naki nata shima tulaba ike dupe chosin shinkyanku gepa gewa koda neshaibu peden tupa shepa jose che Nipa choni zetsu du sema lati shope jopo gi shagata Nanda che du nangata jemo toma di pede maso gemo labu gi Sange denpa sunchi zetsu so kudo lundo shope chinyankyo Susun dafa dochi jope du dusu gewe suchemo Tempo chatelo daso nanki chuta tumpe don jitan sanki shinten dopada ne don gesan badu shepe so ne wa shiwa shopen Tata mampo jine kyo wata mazo gemo snasun tume zon ye wa me patatu doje rejo Gepano sene ke pasa me kanga me dona ye me lason kewa me dusu gume same dona kiza nepa shipa pelamo shede shipa shipa nesu che sowe koro kila nesu ni Shavata, Kuto Shime, Mala, Chatelo, Dagin Gekka Pate. Dosun Jume, Same, Dunki, Sen, Tuna, Pene, Kepo, Pelamo, Kepo, 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 Kepo,
che Giacobbe coce e vasso mi sa che siamo scelenti che bambi la cianse mi che te siamo scelenti e passo Tempa zanchi si sono sentito.
ne mai wan po la 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 ne te do si do wa di bo gi she ne san do nyu do la do zo ne ge ma so ge mo la ta myan pe je Pada chalom pa jindanam tato zungyo punye jepai kye wa la 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 nye pola magyurin drum sen che tam che da no che don ke len chanye wala de te du Le cha malo da gyurji do na na shi si pe la mazi ne ge dre da che ma malo ba ye pa yu de la lu shin da lam de te du si do wa di bo gi she ne san do nyu do la du zo go wo za me de to ye she gi Asam di so so shene ge de she du te Minya zita ge pe chin le zon De zin la me kun ze den pa dan Ge dun chi dan ten chen zin kun te Ana la su nyan le lun do ta chi zo Da so te chen zin kyo pe la ji da ji da na ki san pe do Ji ta san pa cho shin ru pa da Ne don ge son ba du cho pe zo Nye wa shi wa jin ge la du zo Omo omo Kumada, Kadonola, Lejozo, Chetan Goma, Machela, Chetan Namro, Mano, Bula, Seketa, Sentim Chala, Daki, Dodo, Dodozo, Chota, Lami, Waki, Tobada, Machin, Tobin, Tobada, Nojinka, Wajapata, Kumada, Choki, Malu, Kumada, Seva, Tobin. Samada yola chanchen sopada sona ke poni poda kyo chen cha pa ja pa da ma mo jin ne jin ma da ke de do che se pa da ka mo ye pe ten no so na ke ten la ko che la cho da sam ma 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 bo Jin she pa jin zo da, ma no si po tam pi da, se mo ye she du le da, la ke su ni dun dun zo, sa we ke ke ko che la cho da ta ke ma bo lo. Che la ta ni do 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 zo, la ke un ke po la lu a, ka cho ta ke chen pa da, ko cho ti po nga wa da, ke ke cho pe zo wa da, ma cha ko ten ten pa da. Yeah.
sovata mola me per lo banda Che capo che fa da, The tombs become empty. Le tombe diventano vuote dalla dalle offerte del tombe diventano vuote dalla sfera della vacuità. Una brutta diventa un recipiente capace e prezioso all'interno del quale un si dissolve il divento, un grande oceano di nettare e di incontaminata se si sta trascendente. Omari lo che svara sapariuare e dambalita kakakakai. Omari lo che svara sapariuare e dambalita kakakakai. Lo che svara sapariuare e dambalita kakakakai. Omari lo che svara sapariuare argam pandiam pube dupe alo che gende nuinde shata. Siamo a pagina 74, da che Dakini, guardiani del Dharma, che proteggete l'atto virtuoso bianco, vi preghiamo di accettare le offerte di questa torma piacevole, ai cinque sensi di aiutare e prosperare gli insegnamenti, trasmigratori a essere felici e realizzare gli scopi di me stesso e degli altri secondo i nostri desideri. Ankara mukha sarva dharma vajra panantaya ta oma om peso om kara mukham sarva dharma da Ankara mukha sarva dharma vajra panantaya ta oma om peso om namo sarva tathagata avalokita sambara sambara hum om namo sarva tathagata avalokita om sambara sambara hum tathagata avalokita om sambara sambara hum pe deshi shepa jimbala chasa deshi shepa zungne dhamma dala chasa deshi shepa zungne dala chasa deshi shepa jingwa dhamma dala chasa. Salam.
So do ten again, do yoga de choto di shela, de tasa son gel kesun shishi, cho den anton di shito palzo. Passiamo all'offerta dell'ablusione a pagina 75. Bhagavan, Tathagata, Arhat. Bhagavan, Tathagata, Arhat, Buddha perfettamente completi e perfetti nella conoscenza e nella buona condotta, Sugata, conoscitore del mondo, guida supremi degli esseri che devono essere sodomati, maestri degli dèi e degli umani. A tutti voi, Buddha e Bhagavan, offro questo bagno completo di tutti i requisiti. L'acqua benedetta la potete mettere insieme con l'offerta dell'ablusione. Allora, è molto potente per purificare l'inquinamento e per soprattutto l'inquinamento mentale, non tanto l'inquinamento l'inquinamento esteriore del gas, di scarico e così via. Cioè questo inquinamento mentale che è quello che ci impedisce di ottenere le realizzazioni mentali. Questo è veramente il peggior inquinamento che possiamo avere. Quindi è l'inquinamento che non ci permette di avere le realizzazioni. E quindi non ci permette di comprendere il Dharma. Quindi ci sono delle persone che sono malate, che stanno morendo in Occidente, non so bene come funziona bene, scusate. Però se sono in grado di accettare di bere quest'acqua è veramente, veramente molto ottimo per le persone che stanno morendo, per le persone che stanno morendo, che sono malate. Se si può dare loro quest'acqua qua è veramente ottima per purificare, appunto, per pulire, purificare l'inquinamento mentale. Se le persone possono bere questo, e quando se ne ha un pochettino, dopo si può sempre aggiungere sempre acqua, perché quest'acqua qua è stata benedetta tutti quanti i giorni, per cui basta prendere un poco e quindi aggiungere nell'acqua diventa sempre benedetta, le benedizioni non vanno via. Thank you.
Om Om Tram Ri A Om Savatata Gata Arya Avrakeshva Kaya Vishodhananya Soa Nasa Vampa Jutara Trajim Galare Na Dewe Kyor Yopem Gozarin Chanda Lojan Chirbu Sobadam Pego Gembarjom Gyalwa senpe ranshin gyedenche gyenshen dangi gyenpa nizayam rinchen gyecho puwe drokungi zampe gyenpe kulu So seru cho chu rap tu chu tra shi pa gi kun e la me wa rin che sa le drang gi u yang gi sha ye ye po u la Parinchen chochu gyumpanam jinzenene chempo kyapadam chendo ezugi kengyu tochu ngawe Dagi gewe la lam digagi Jitem dirni nyudu sangejom Drola benchi chona doinjechim Satcha Dungel Masji Nyudrojo In tutte le mie rinascite posso appartenere a una buona famiglia, avere una mente chiara e libera d'orgoglio, avere una grande compassione e rispetto per i miei guru e mantenere le promesse fatte a Chenresi. Chenresi, qualunque sia il tuo corpo, il tuo seguito, la lunghezza della vita, il rame e così via, qualunque sia il tuo supremo ed eccellente nome, possiamo io e gli altri diventare solo come te. Per la forza delle lodi e delle richieste fatte a te, posso tutte le malattie, gli spiriti maligni, la povertà, le liti essere placati. E Dharma e buona fortuna possa prosperare nei luoghi in cui io e gli altri esseri dimorano. Possa la suprema gemma di Bodhicitta non ancora sorgere e crescere, possa quella già sorta non diminuire ma crescere sempre più. Un po' da sotto samaya no palaya, prema sotto te no patitani. Suto kaya me bawa, supo kaya me bawa, anorato me bawa, sarwa siddhi me prayasa. Vasusa me sitam shiankuru hum hao. Sawa tata gata da padma mame muza padma bawa padma ma samaya sata om pe. Greatly compassionate Bhagavan. Oh Bhagavan, grandi compassione, per favore prestatemi attenzione, poiché siamo principianti, pensati troppo di decisione. La nostra concentrazione è tirare, i nostri mantra non sono stati corretti, abbiamo fatto aggiunte di omissioni del rituale, siamo stati poco puliti e così via. Vi chiedo, Arya, grandi compassionevoli, di perdonarci.
Per favore, non permettete che questi errori ci oscurino. Omani per me, 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 omani per me. Omani per me, 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 omani per me. Omani per me, 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 omani per me. Money pay me hunger, 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 money pay me hunger. The principal, the great compassionate one and his retinue come to the space in front. White nectar flows from the parts of their holy bodies, washing all the outside, inside and middle of my body. La divinità principale di grande compassione verso seguito compare nello spazio di fronte a me, nettare bianco fluisce nelle tre parti dei loro santi corpi, lavando tutto l'interno, l'esterno e la parte centrale del mio corpo, purificando tutte le malattie, gli spiriti maligni, i karma negativi, l'oscurazione delle tre porte con le loro impronte senza lasciare alcuna traccia. Quindi prendendo il sorso dell'acqua, il primo, prendendo tre sorsi, il primo purifica l'oscurazione della frizione, il secondo l'oscurazione della onniscienza e il terzo si realizza da Macaia, cerri se si assorbe dentro di voi. A causa di quanti i meriti del passato, presente e futuro, accumulate da me tutti i meriti dei tre tempi, accumulate gli innumerevoli esseri senza innumerevoli Buddha. Che in realtà esistono soltanto come mero nome. Quindi tutte queste ciò che esiste esiste come mero nome, però ci appare alla nostra mente allucinata e noi crediamo che siano completamente l'opposto che è appunto l'allucinazione, l'allucinazione crediamo che sia vera, è una totale allucinazione, così. Ciò che esiste è quello. Esiste solo come mero nome, per la nostra mente allucinata è come se non esistesse. Quindi, particolarmente, noi non realizziamo la vacuità, non possiamo vedere, no, particolarmente in quel caso lì, non possiamo vedere come esiste solo come nome. Ciò che esiste esiste soltanto come mero nome, però non possiamo comprendere, siamo completamente non possiamo comprenderlo, è estremamente sottile ed è come se non esistesse. Ed è molto difficile da realizzare questo, incredibilmente sottile. A causa di quanti meriti che l'io, che esiste in realtà come mero nome, il modo come ci appare alla mente allucinata è completamente un'allucinazione. Quello non c'è. Ottenere lo stato di Buddha che esiste in realtà solo come nome.
però appare alla nostra mente allucinata, reale come dalla sua parte, e crediamo a questo al 100%. È un concetto completamente errato, è una totale allucinazione. Condurre tutti quanti gli esseri senzienti ancora. Ciò che esiste, esiste soltanto come mero nome. Però alla nostra mente allucinata appare come reale dalla sua parte, e crediamo al 100% a questo. È un concetto completamente errato, è un'allucinazione. Quindi condurre a quello stato di Buddha che esiste, allo stato dell'illuminazione di Ceresi, che in realtà ciò che esiste esiste come mero nome. Alla nostra mente allucinata sembra che esista dalla sua parte, e crediamo a questo al 100%. Questo concetto errato è un'allucinazione. Completamente da solo, che la cui natura è proprio, esiste soltanto come mero nome. Mero nome. Però alla nostra mente appare come se esistesse dalla sua parte, e crediamo a questo al 100% in quel modo. Ed è una totale, un concetto completamente errato, ed è un'allucinazione. Ok. Oh yeah. Voi immaginate che gli esseri dell'impegno si assorbono dentro di voi, voi stessi diventate ceresi a due volti, un volto, e con le tre lettere om, bianca, rossa e blu, e quindi you have the name? Can you read some name? Hai dei nomi da dire? Quelli che non abbiamo, che non sono stati letti precedentemente. Audrey Burgess from England. Mother died last week. May she have a good rebirth. Questi sono i nomi delle persone. The paper, two papers. Yeah, there's sono, lots of papers here, ci sono. Two ci sono due grandi pezzi di carta. Leggine soltanto una decina, soltanto. I read some of these already. I can read. Dice, alcuni di questi sono stati già letti, e qui ce ne sono alcuni un po' di più. Adesso i nomi lì sono persone o che sono morte, o persone che sono malate. Ali from Naro, dedication for Daniel Halot. For the help of Philippa's father and the success of the Wish of Healing Retreat, Lana Chandrakirti, I'd like to dedicate to Osel and his new baby and family. For the good mental health of Jeannie Daniel, Pauline Darmas, Jack Daniel, childhood friend Victoria Barrera, died by committing suicide.
multiple, Emilio Arnaldo Fieto passed away in Spain, and then there's Juan Jose Ortiz, who's still in the coma, and Tiziana D'Amato, Francesca, Isabella Bruno, Isabel Aracena, Gabriela with cancer, Jose Luis Eguia, and Fausto Gibelli. Is that enough? I've read them all, actually. Veronica, cancer, Anna Romeo, dead, Marinica Desmond, obstacles, Julia Vicentini, breast cancer, Jose Bravo, Alex Abiniana Brisa, Anna Jampa Songmo, Anna Kalau, Marie Chanel, Herman Walker, Lisa and Jean. Okay. Okay. K minor. A causa di quanti meriti accumulati da me stesso e dei tre tempi, da me, tutti quanti esseri senzienti che sono morti e anche quelli e coloro che sono morti possano e tutti quelli che sia, per i quali ho promesso di pregare e che sono morti e persone adesso nel passato, a coloro che possano loro e tutti quanti gli altri nomi che non abbiamo letto possono rinascere e non rinascere mai più nei reami inferiori e di rinascere nelle terre pure dove possono ottenere l'illuminazione. E appena se prendono una rinascita umana possono incontrare i perfetti insegnamenti, un perfetto Guru Mayana che riveli gli insegnamenti infallibili verso l'illuminazione, quindi riuscire a praticare compiacendo la mente dell'amico virtuoso e che compiacerlo continuamente. Coloro che stanno per morire, qualsiasi problema loro hanno, qualsiasi tipo di malattia loro abbiano, possano se non hanno il karma di vivere e stanno per morire, e che non hanno il karma di vivere, e come ho pregato prima, anche loro possono avere, non, e anche coloro che sopravvivono possono di non rinascere mai più nei reami inferiori. E tutte quelle persone che si affidano a me, per i quali ho promesso di pregare, e i nomi dei quali mi è stato dato per pregare, quelli che sono vivi e che hanno malattie, e allora tutti quanti possono generare bodhicitta nella loro vita, in questa vita, e incontrare gli insegnamenti di Lama Tsongkhapa per realizzare gli insegnamenti e pacificare immediatamente tutte quante le loro sofferenze e possono avere una vita significativa, una vita lunga e significativa, e realizzare il sentiero e ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile. E che possa avvenire questo? Pagina 383, credo, del libro delle preghiere. In tutte le vite. Essere guidati sempre. Noi e tutti gli studenti di essere guidati dalla Mason K in tutte le, ed essere guidati da un amico virtuoso in tutte le vite e non essere mai separati dal sentiero puro sentiere.
per realizzare gli insegnamenti di Lama Tsongkhapa in questa stessa vita. Il numero 9, 300, pagina 329. Per non generare neanche un secondo verso l'amico virtuoso, per non generare energia e quindi essere in grado di realizzare che qualsiasi azione del Guru come la santa azione dei Buddha e ricevere le benedizioni del Guru attraverso la devozione. Riceviamo tutte quante le realizzazioni da dedicarsi correttamente all'amico virtuoso in tutte le vite. Numero 12, pagina 330. E un po' la mece in la sen la giù paggio. A causa di quanti meriti accumulati da me stessa, tutti quanti gli esseri senzienti degli innumerevoli Buddha possano le guerre che ci sono adesso e che possono succedere nel futuro possono interrompersi immediatamente. Tutte le malattie, carestie, tutti quanti i problemi che vengono dall'attaccamento della rabbia possono interrompersi immediatamente, e compreso le menti negative e anche tutti. E poi tutti quanti i pericoli degli elementi, dal fuoco, della terra e dell'acqua possono essere interrotti immediatamente, e il fuoco in California possa essere sotto controllo, e possa anche il fuoco vicino, incendi vicino a Vijayapani, e poi tutti quanti i pericoli che ci sono nel mondo, tutti questi pericoli e tutti quanti i problemi globali con i ghiacciai che sciolgono e gli oceani che invadono le città e così via, e miliardi di dollari sono stati distrutti, e poi ancora che possono tutti quanti i problemi essere completamente pacificati immediatamente, e la perfetta pace e felicità possa prevalere nel cuore di tutti quanti, possa il Buddha Dharma durare a lungo, e da dove gli esseri senzienti ricevono la pace e la felicità possa il Dharma durare a lungo, e possono tutti quanti gli esseri senzienti incontrare il Dharma e ottenere l'illuminazione ed essere in grado di prendersi cura di tutti gli esseri senzienti ancora più preziosi dei gioielli di un cielo pieno di gioielli che esaudiscono i desideri. A causa di tutti quanti i meriti accumulati a me stessa e accumulati agli innumerevoli esseri senzienti e innumerevoli Buddha, qualsiasi essere senziente che mi vede, che mi sente o che si ricorda di me, mi tocca, parla con me, o che vedo una mia foto, o mi sogna, semplicemente da quello possono tutte quante le sue sofferenze essere completamente cessare, e possono ottenere tutte le felicità immediatamente, compresa l'illuminazione. Che vuoi dire? L'abbiamo già fatto prima. Puoi leggere l'inglese? Le preghiere di auspicio. È molto profonda questa preghiera di auspicio. Voglio recitarla. Questa preghiera che praticano il Buddha della compassione devono recitare questa.
quando devono recitare 100 milioni di mantra, devono assolutamente recitare questa preghiera di auspicio e poi dopo suonare la musica. Avete l'inglese? No. Ho detto, no? Sorry. From Manikambum. C'è un verso, una strofa che ho aggiunto io. Quando io viaggio, quando ci sono molto impegnato per pregare per una persona, allora leggo questa strofa. Sonsen Gyampo's auspicious prayer. Preghiera. Leggi l'inglese. Holy body, holy speech, holy mind of all the Buddhas up to three times, look with compassionate eyes towards all six transmigratory beings. One who guides with loving, compassionate thought. Non so dove sia. May there be auspiciousness of Arya, compassionate eyes. Possa essere auspici del grande compassionevole. Le sei sillabe e il santo corpo della trasformazione della compassione fermano il precipizio del samsara e purificano il karma negativo dei sei trasmigratori e guidano nel sentiero per la realizzazione nello stadio dei tre kaya. Possa esserci gli auspici delle sei sillabe. Compassionate-eyed looking one, the possessor looking at all six transmigratory beings. The compassion of Jigten Champo continues unceasingly. Jigten Wangchuk has power over the world and is the savior of all transmigratory beings. May there be the auspiciousness of the object of refuge of all transmigratory beings. And others live for 100 years and see autumn 100 times. Develop the enjoyments and succeed in our wishes without obstacles to Dharma. May we be able to complete the practice. May there be the auspiciousness of preserving the lineage and the blessing. And then Kepji Zoparimche added, may the perfect human rebirth. Possono vivere per 100 anni e sviluppare i piaceri ed essere in grado di mangiare per riuscire a mangiare la mozzarella per 100 anni. Posso la perfetta rinascita umana, che è così difficile da trovare e che l'abbiamo tenuta adesso questa volta, che non diventi un contenitore di condotta sbagliata, ma di essere soltanto persuasa da bodhicitta bianca e lavorare per sé e gli altri, e possa essere questa completata ed essere tutto di buon auspicio. Yo, Rosan, Dava, Yetamba, Yorimba, Yo, Injil.
Una incredibile preghiera a Tara in questo modo, e ha fatto il canto in Bhutan da una famosa cantante bhutanese, e c'è tantissima musica, è molto è fatta con la musica, e non sono riuscita, però lei l'ha fatto il migliore, la cosa, lei è veramente molto molto bella. E questa la famiglia della Bhutan era una benefattrice in Tibet. Ogni mese dovevamo fare delle puja per lei. E la figlia Kilsang è qua. È qua, però si nasconde. Sua sorella è venuta come
Chalsa, ho incontrato l'abate del museo del Bhutan e lì c'era una famosa cantante e poi quindi lei insieme a un altro cantante sono i tune che hanno fatto, le melodie che hanno fatto. È molto difficile per gli occidentali, penso che sia difficile per gli occidentali cantare in quel modo, credo. Soltanto quelli che sono dei cantanti magari è facile, se voi siete dei cantanti magari è molto bello, se potete cantare quello penso che è veramente un canto bellissimo, è una melodia molto bella. Guitar. Non ho suonato con la chitarra. Molto molto bello, è molto molto bello. Ne hanno fatte due, la seconda è... sono tutte belle, quelle sono molto belle. Ok.